Cosa c'è dietro la fine della relazione fra l'attore e la conduttrice radiofonica? Parla lei. Abbiamo finalmente scoperto tutta la verità sulla fine della relazione fra Francesco Montanari e Andrea De Logu. A rivelarci tutti i dettagli sulla fine della loro storia d'amore è stata la De Logu in persona, nelle scorse ore, con un'intervista esclusiva concessa al settimanale F. Al magazine, la conduttrice ha rivelato che uno dei problemi principali che ha causato la separazione sono state le divergenze fra i due sul tema della famiglia. Da un lato c'era lei, con uno spirito sicuramente più controcorrente, libero. Dall'altro lui, probabilmente più tradizionalista, e legato alle sue origini e ai suoi affetti. Ecco le dichiarazioni della De Logu sulla fine del rapporto con Montanari. Noi ci siamo lasciati perché era finito l'amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine, diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po' più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un'avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu. La coppia, che è rimasta insieme per un totale di 7 anni ed è stata sposata per 4, aveva anche idealmente messo in cantiere un figlio. Non che i due lo considerassero una necessità assoluta, in ogni caso. Ma Andrea De Logu e Francesco Montanari avevano comunque messo sul tavolo, perlomeno inizialmente, questa opzione. Il problema è che, ad un certo punto, entrambi si sono resi conto che non fosse il caso, visto che il loro rapporto già era entrato in crisi. A riguardo, Andrea De Logu ha precisato. Pensavamo, se vengono bene. Poi non sono venuti. Stavamo insieme da 7 anni, sposati da 4, non ci siamo dati tanto tempo. Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti, un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato, che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando? Siamo ancora liberi e giovani. Io i miei 39 anni non me li sento.